Pensa manco più alla mano. Dovete avere il massimo della libertà, dovete avere il massimo del movimento, perché tutto ciò che incappa non è la frazione di secondo che state perdendo, quanto la destabilizzazione psichica che vi succede successivamente. Mettete sul piano di lavoro quello che avete bisogno, non mettete roba superflua, sennò vi finite di farvi male e soprattutto vi creano ingombri. Mi raccomando, sennò io conto su di te, lo so che sei un fenomeno, che sei precisissimo, quindi mettecela tutta. La numero uno, sei la donna, la seconda donna nella nazionale, quindi io conto tantissimo su di te, so che sei una forza. In bocca al lupo. Fammi vedere, ce l'hai l'armatura, sì, tutto a posto? Mi raccomando, in bocca al lupo, sei un grande, ti voglio bene. Se ci siamo, darei un 5, 4, 3, 2, 1, via! Amici di Braciami Ancora, oggi video decisamente insolito perché sono venuto ad assistere agli allenamenti della Nazionale Italiana Macellai. Io già ve ne ho parlato, li stiamo seguendo. Dovete sapere che l'Italia ha una nazionale italiana composta da macellai. Non giocano a pallone, non fanno sport, ma fanno, diciamo, quello che gli riesce meglio, ovvero sia la nobile arte macelleresca. Si stanno allenando, oggi li seguiremo per tutto il giorno. Lui per esempio è Martino, viene dall'Abruzzo, dalla Puglia, pugliese, giusto? È concentratissimo perché sta lavorando, non mi risponde. Lui e Claudio viene dalla Sicilia. Ma adesso vi spiego nel dettaglio tutto quello che stanno facendo. Ragazzi, nel 2018 è nata la Nazionale Italiana dei Macellai. 13 macellai si sono messi insieme e hanno formato questo team. Hanno già partecipato a un mondiale nel 2018 a Belfast e a un europeo in Francia, tra l'altro vincendolo, anzi no, due europei, l'ultimo l'abbiamo vinto nel 2021. E oggi si stanno allenando in vista di Sacramento 2022, il campionato mondiale. Allora, io sono con Andrea, che è uno dei senior della nazionale, sei uno dei fondatori. Certo. Che stanno facendo, che situazione stiamo vivendo? Allora, oggi è un po' il giorno del giudizio, perché veramente stiamo mettendo alla prova i quattro giovani che andranno a rappresentare la parte giovane dei macellai d'Italia, sì, nel mondo. Sono questi quattro, questi quattro alle spalle, quindi stanno simulando la vera propria gara che andranno a vivere a settembre a Sacramento, il World Bachelor. Quindi quello che stanno facendo adesso lo rifanno in California. Eh sì. Oggi, come dicevo, il giorno del giudizio, andremo a mettere i voti a questi ragazzi. Ok, quindi sono concentratissimi. Sì. Per esempio, lui viene dall'Abruzzo, è concentratissimo, non ci si fila per niente e ha iniziato, vedo, a lavorare il maiale, sì, perché sì, adesso approfondiamo tutte le prove che dovranno affrontare. Abbiamo shippato il tablet a Roberto Passaretta, macellaio di Minturno, nel pianura pontina. Sì, esatto. Tu sei un senior. Sì, esatto. Allora io leggo: disordine sul banco, pulirsi le mani, okay, esterno, legature, aris e porchetta, troppo lento, insomma hai preso appunti. Esatto. Allora, in virtù di quello che stai vedendo oggi, questi quattro ragazzi dove potrebbero andare in tilt? Da quello che vedo, nel dettaglio, sulla cura del dettaglio, si potrebbe inciampare facilmente, perché metti la tensione, sì, che sarà sicuramente tanta, per quanto si possa essere bravi, la cura del dettaglio va devono migliorare a creare, assolutamente sì, sia sulla legatura, la pulizia, quindi il massimo dell'attenzione. Capisco che comunque è un
una circostanza del genere, puoi essere il più bravo macellaio del mondo, ma l'emozione credo che la farà da padrone. Mara la Bella, macellaia di Sermoneta, tu sei la senior della Nazionale Italiana Macellaio. L'anziano. Questi quattro ragazzi oggi su che cosa si sfidano? Qual è il format della gara? Il format della gara è il disosso dei polli, il disosso del maiale e il disosso del manzo e la preparazione e l'allestimento del banco. Quindi loro hanno 2 ore e mezza di tempo per disossare, per allestire e fare meglio cioè fare meglio i preparati, insomma, più belli preparati. Guardate, giudice severissimo è Francesco Camassa, macellaio pugliese, grande amico di Bracciami Ancora, l'abbiamo già incontrato tante volte. Allora, tu su che cosa ti sta cadendo l'occhio? In questo momento su quello che non possiamo neanche farci sentire dalla nostra giovane apprendista, su quello che è il mondo legato ai nodi. Ne ha fatto dei nodi. Perché naturalmente tutti devono essere fatti in modo corretto, allineati affinché abbiano una visione completa del lavoro. Voi andate a partecipare a questi mondiali, ma di base perché ci andate? Non è che vi pagano, anzi no, siete voi che cacciate. Veramente ci mettiamo del nostro, come è successo la prima, la seconda, la terza volta, ci abbiamo sempre messo del nostro, altrimenti abbiamo sempre voluto fortemente e creduto quello che sono le nostre passioni e da lì abbiamo dato vita a quello che oggi è la nostra nazionale italiana macellaia. Ma voi andate per arricchirvi, perché ci piace il confronto? Ma sì, sicuramente, perché dentro abbiamo una forma di adrenalina che a differenza degli altri colleghi scorre in modo diverso, ma soprattutto perché amiamo i confronti e andiamo a capire tecnicamente, oltre quello che è la nostra nazione, le nostre mura, come si muove il mondo della carne. Gianni Giardina, macellaio di Cani Catti, senior di questa nazionale, ai mondiali tu sarai il giudice per le altre nazioni, giusto? Per riguardo agli altri. Cioè valuterai gli apprendisti. Gli apprendisti di tutte le 15 nazioni. Due cose, hai visto degli errori madornali? No. Da poter correggere. Da poter raffinatezze. Sì. Perché ci sono due tavoli? C'è un tavolo lì e un tavolo dietro di noi. Questo è l'esposizione. Allora, a sinistra abbiamo l'esposizione, lo facciamo vedere adesso e poi non lo possiamo più far vedere. Non si può far vedere, niente. Questo invece è il tavolo di lavoro. Praticamente noi possiamo far vedere solo il tavolo di lavoro, diciamolo, perché sennò poi le altre nazioni vedono come. Per non incorrere in concorrenza. Ok, quindi stanno facendo delle preparazioni originali che non volete spoilerare. Perché quindi degli spoiler, perché diciamo che questo è il display definitivo dei ragazzi, perché? Degli apprendisti e dei giovani. Perché andremo negli Stati Uniti e dovrete replicare quello che stiamo vedendo oggi, quindi non diamo vantaggi alla concorrenza. Non possiamo. Quindi ci concentriamo solo sul lavoro. Che sta facendo adesso il nostro buon Martino? Martino ha un'arancia di maiale. Sì. Segando per le sue preparazioni. Quindi ha iniziato a lavorare il maiale. Vai, seguiamo Martino e seguiamo la lavorazione del maiale di Martino. Dal tronco lo recuperà il carré e la pancia. Va dove riusciranno tutte le lavorazioni, sia da fuori che da griglia. Allora noi ci seguiamo, Martino che si lavora il maiale. Lui che può andare liberamente? Cioè lui ha un format da seguire o può creare come vuole lui? No, può creare quello che quindi vuole. Massima creatività. Mi deve essere bravo a dissossare, bravo ad assemblare e creativo nel proporre e nell'esporre. Vai, seguiamoci Martino, dai. Con Manuele Avagliano, altro senior, altro macellaio, altro grande, diciamo, amico di Bracciami Ancora, volevo un attimo fare un approfondimento su questa che è la scheda di valutazione che troveranno gli Stati Uniti. Allora, dimmi un po' che sto a guardare qui. Qua, come tu puoi vedere, si calcola la pulizia che loro hanno sul banco, quindi dei coltelli, del kit che hanno addosso. Ah, pure la pulizia mentre lavorano? Sì, assolutamente. Cioè non possono essere intruglioni, insomma? Assolutamente no. Ok, devono essere precisi, puliti, sicuri. Sicurezza con i guanti e tutto quanto. E qua invece troverai i metodi di valutazione per la carne, sui disossi, sulle preparazioni che loro fanno. Ok. Invece la terza voce andrai a vedere quelle che sono l'innovazione sul display che non puoi vedere. Quelle non le possiamo vedere, ok. E i prodotti come possono essere venduti al banco.
quindi okay, la vendibilità del prodotto. E perfetto, in ultimo la cottura del prodotto, perché noi oggi andremo a assaggiare quello che loro fanno. Faremo pure delle cotture. Sì. Qual è l'errore che commettono maggiormente in generale, non solo i nostri quattro junior? Il primo tutto è sulla coltelleria e sulle pulizie. Nel frattempo il nostro Martino è andato avanti con la lavorazione del maiale e sta arrotolando. Com'è la situazione del stress? Martì è abbastanza, non risponde proprio, mi ha mandato a quel paese, ma è giusto che sia così, è molto concentrato. Fantastica storia, non l'ho mai vista. Benvenuti in Sicilia ragazzi, benvenuti in Sicilia. Orlando Di Mario, altro rappresentante senior di questa nazionale, hai visto più difetti o più cose positive in questi ragazzi fino adesso? Tante cose positive. Ti chiedo, proprio perché c'è occhio, si vede che questi quattro ragazzi arrivano da quattro regioni differenti? A voglia. Da che si vede? Ma da tante cose. Tu quanto passano l'acciaio al coltello? Da come passano? L'acciaio. Dimmi un po' questo coltello. Ci sta chi lo passa una maniera, chi lo passa un'altra. Perché ogni regione si differenzia anche per questo. Fantastica sta cosa. È un valore aggiunto o meno? Fammi capire, perché ognuno lo utilizza. L'importante è che il coltello funzioni. Ok. È un plus avere tutte queste differenze regionali o no, secondo te? Bene, anche perché a noi l'Italia viene caratterizzata proprio da questo, il fatto, diciamo, che noi abbiamo tante regioni e tanti metodi diversi di cucinare, di condire. C'è proprio dei metodi diversi che le altre nazioni non hanno. Questa ragazza sta facendo una cosa molto intrigante, ma per farla ha messo una marea di spezie, polverine sul banco di lavoro. Sì. Quindi adesso come funziona? Questo banco oggettivamente è un banco che sta lavorando. Se passa un giudice adesso che fa? In questo momento non succede niente, perché lei sta completando il suo lavoro, la sua esecuzione. Perfetto. Non appena lei finirà questo tipo di lavoro e appresterà a quello successivo, la prima cosa che deve fare è andare a pulire quello che è il suo piano di lavoro e cominciare. Quindi adesso deve pulirlo. Lei pulirà quasi finito, lei andrà a posizionare il suo preparato e successivamente, passo successivo, pulizia del piano di lavoro e inizio seconda fase. Davide Cecconi, altro senior della nazionale, macellaio Ciociaro di Ceccano. Certo. Sbaglio, ho visto quattro modi diversi di dissossare il maiale da parte di questi ragazzi, di come incidevano nelle costine. Sì, vabbè, ognuno fa il suo metodo di ognuno ha lo stile. Sì. Okay. E questo che ci personalizza proprio l'Italia, ognuno ha il suo modo di fare. Bello, bello, bello. Senti, c'è un quinto ragazzo, anche lui è un under 30, che però non sta lavorando, che è una riserva. Sì, sì, è una riserva. Perché c'avete pure le riserve. E certo, le dobbiamo avere le riserve, perché se qualche giocatore non è utilizzabile proprio in quel momento, oppure si fa male o ha qualche problema il giorno prima, abbiamo la riserva da sostituire. Ah, ok, quindi ci sono pure le riserve. Sì, sì. Poi lo andiamo a conoscere, andiamo a vedere sta riserva che sta lì, guarda, e fa il tifo. Ok, vai, andiamo. Lui è Daniele Gargano, viene da un piccolo paesino della Basilicata che si chiama? Lionero in Vulture. Perfetto, Vulture, c'è Salvino Bono. Tu sei rosso sotto gli occhi, secondo me già hai bevuto stamattina. Allora, tu sei la riserva, il tuo ruolo è assistere. Affiancare e se vieni chiamato in causa dare il massimo. Dare il massimo, sì. Ok, che ti aspetti da questa esperienza in America? Cioè, da Basilicata a Sacramento te rendi conto? Sì, ne volevo parlare. Da un piccolo paesino arrivare a Sacramento. Comunque è una gran figata, diciamo, sì, fa parte di questo film, no? Si impara, si migliora. Sì, si migliora sempre. Cioè, tu riesci, hai la possibilità di stare fianco a fianco con i migliori macellai italiani. Questa grande possibilità di crescita, no? Di crescere. Pensa che culo che c'è uno. Va bene, dai, guarda, non ti distrarre. No. Ciao, grazie. Ci vediamo. Ciao. Mancano 10 minuti alla conclusione della gara. Sono stanco io che non ho fatto nulla. Mi immagino i quattro. È comparso il pollo. Perché il pollo viene lavorato per ultimo? Il pollo viene lavorato per ultimo proprio per una questione di HCCP. Quindi la contaminazione, il pollo potrebbe essere un contaminante per gli altri razze animali, quindi deve essere lavorato per ultimo. Per ultimo, quindi l'ultima prova è il pollo. Sì, okay. Sia per le superfici che per gli utensili usati. Sono curioso di vedere se anche qui i nostri quattro, diciamo, under 30 si approcciano in maniera differente. Chi lo saprà? Sono indiscutibilmente capaci questi macellai, perché da così, ragazzi, lavorano il pollo e lo fanno diventare così. Ma non ve lo posso far vedere, perché sennò poi ci copiano gli altri paesi e vincono loro. Però vi posso assicurare che sono bravi. La ganga, confermi, sono bravi? Bravissimi. Perfetto. Bravissimi. La selezione di te. Anche. A proposito, ti chiedo una cosa, adesso ci vedranno altri colleghi macellai, ma se uno volesse, avesse l'ambizione di far parte della nazionale italiana macellai, come funziona? Bravo, rispondiamo a questa domanda di tutti. Le selezioni saranno aperte a fine di questo mondiale, quindi dopo settembre 2022. Il World Butcher Challenger ci darà la destinazione del prossimo mondiale e noi apriremo le nuove selezioni, quindi seguiteci. Ammazza, tu sei bravo. 3, 2, 1, stop!
è finita. Quello che hanno fatto, quello che non sono riusciti a fare, non sono riusciti a fare. Adesso sicuramente i giudici faranno tutte le loro valutazioni e noi li seguiremo. Bisogna capire l'origine, che purtroppo non si sono allenati. Chi ci ha messo tanta grinta, grande, per carità, tanto di rispetto, però non ci sta niente che possa essere da gara. Niente, qua, che è quella che ha fatto di più. Quindi il problema loro che purtroppo non si sono allenati. Il problema sai qual è? Che non ci sta nessun preparato presentabile. Che se possa finito, allora la perfezione non c'è da nessuna parte. Non ci sta, questo che è un coscio di pollo con rabbia e con tre taglie è un po' di rosa. Quello che questa vabbè, è quella Orlando, che ho fatto più. Ma non è tanto, ci può stare anche questo, ma non cercando la positività invece. Partendo da qui ti dico, c'è l'idea, c'è il materiale. Secondo me, se questo si risistema, cioè noi bisogna partire da queste basi, e non è che si può partire da capo. No, questo grande tempo di disponibile, capisci? 117 giorni, non è zero. No, bisogna partire dalle basi, è quello. È rivedere tutti i lavori che hanno fatto. Non è che bisogna ripartire da questo. È capire i livelli di ognuno. Sigaretta per smorzare la tensione dopo 2 ore e mezza di stress. Qual è stata la parte più difficile? No, è stato tutto difficile, diciamo, perché non c'è una parte ben definita che è difficile. Alla fine ci dobbiamo preparare su tutte e 4 le tematiche e le dobbiamo portare finite al meglio. Spero questo sia un punto di partenza, ho capito che devo modificare tanto, devo migliorare tanto, devo fare tante cose diverse. Devi allenare, devo fare tanto. Che ti è riuscito meglio secondo te? La cotica con gli asparagi non è venuta male, il sandwich di pollo a panino non è venuto male. Allora, ci sono cose da cambiare sicuramente, da migliorare. Devo lavorare molto più precisa, gli spazi stretti ovviamente quando sei nel comfort della tua macelleria con tutti i tuoi banchi di lavoro non ci fai caso, invece qui è importante lavorare a stretto. Senti un po', com'è andata? Quali sono stati i momenti più difficili? A partire da subito la tensione. Tensione. E stavi tra amici, stavi? Stavo tra amici. A settembre c'erano i 10.000 americani incazzati che ti mangeranno dietro la testa. Vabbè, la tensione. La tensione, il caldo. Il caldo, la fatica. La fatica. Però sono contento perché sono riuscito a lavorare tutta la gara. Dunque, da circa mezz'ora i senior hanno preso in ostaggio i 4 ragazzi e stanno analizzando punto per punto tutti i passaggi, tutto il loro lavoro. E ne sta venendo fuori un bellissimo confronto perché si vedono macellai super esperti che stanno dando tutte le indicazioni ai ragazzi più giovani. Devo dire ragazzi che è stata una giornata molto bella, molto gratificante dal punto di vista per quanto riguarda la curiosità, no, perché ho visto all'opera dei giovani ragazzi intraprendenti seguiti e supervisionati dai migliori macellai italiani. Per chi ama il settore dei ragazzi, per chi ama questo ambiente, veramente è stata una giornata divertentissima e molto molto formativa. A questo punto io sono felice di avervi raccontato questo scorcio della nostra nazionale dei macellai, sono felice di avervi fatto conoscere questi personaggi, continueremo a seguirli, li andremo a trovare ognuno nelle loro macellerie e sono estremamente felice di avervi potuto raccontare quello che è un momento di confronto che aiuterà ad accrescere tutta la categoria, perché iniziano loro a migliorare e poi a raggiera. Io sono assolutamente certo che tutto il movimento della gastronomia carnivora italiana avrà di che migliorarsi. Video questo ragazzi, mi rendo conto, decisamente insolito, diverso dai canoni standard a cui il canale vi ha abituato, però andava raccontato. Credo ragazzi di avervi detto tutto, spero che vi sia piaciuto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi, ciao!